Grazie amici, ben trovati alle Fantanalisi del martedì dopo il weekend di sosta per gli impegni internazionali che abbiamo dovuto, ahimè, sorbirci la scorsa sabato e domenica, ma siamo di nuovo qui alle 19.01 live, sempre dagli studi di Stap Radio Roma Laurentino del 23 ottobre 2018, Fantanalisi della nona giornata di Serie A. Andiamo a tamburo battente a vedere cosa è accaduto di rilevante in questa giornata un po' scoppiettante. Per i gol ne sono stati realizzati 28. Marcatori multipli, Ilicic, uomo jolly della settimana, bene anche Ciofani del Frosinone con una doppietta. Sono stati assegnati 6 rigori, ben tutti realizzati, quindi non ci sono stati né bonus per i portieri né malus per gli attaccanti o centrocampisti che hanno calciati. Ci sono stati 6 clean sheets, 6 portieri imbattuti. Il migliore di questi è stato Karnesis, che nei tre quotidiani di riferimento, nell'ordine d'ora in poi, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tutto Sport, ha preso 6,5, 6,5 e 7, mentre il peggiore dei portieri della giornata, considerando Voto e Fantavoto, è stato Sorrentino, che ai suoi 6, 5,5 e 5,5 va sottratto un meno 5 per i gol subiti, quindi un punteggio vicino allo 0 per il portiere Clipense. Sono andati in gol 3 difensori a bonus: Bonifazzi, Calabrese e Gosens, più Silvestre, che ha fatto gol e autogol, quindi ha quasi annullato i suoi bonus e malus. Mentre per i trequartisti, in uso soprattutto dal fantacalcio della Gazzetta, sono andati in gol in 5: Ilicic, già citato, più Mertens, Iago, Zaic e Correa, con un gol ciascuno. Per gli attaccanti big, quelli su cui più di altri la maggior parte punta, il migliore è stato Icardi, che oltre al gol aggiunge un 7,5, un 7,5, un 7. Ronaldo leggermente di meno, ma sempre bene, 7,7, 7,5. Bene anche Immobile, gol più 6,5, 7,7. Male invece Higuain, 5,5, 5,5 e 5. Milik, 6, 5,5, 5,5. Malissimo Dzeko con 3,4. Altre statistiche: Cristiano Ronaldo è il primo giocatore della storia a segnare 400 gol nei 5 maggiori campionati europei. La Juventus ha interrotto la sua striscia di successi in campionato, ma non viene sconfitta da 13 partite del torneo, fra le squadre attualmente in A e quelle battute da più partite. Il Genoa non pareggiava in campionato da 16 partite, l'ultimo nel derby di aprile, 0-0 in quell'occasione. La Juventus è la squadra che ha segnato di più, 9 reti nel corso dei primi tempi della Serie A 2018-2019, mentre il Genoa è quella che ne ha subito di più, 11 nella prima frazione. La Juventus ha subito il terzo gol di testa in questo campionato, solo il Genoa ne ha subito di più, 4, da questo fondamentale. Per la prima volta nella Serie A 2018-2019 la Juventus non ha segnato almeno 2 gol. Poi il Genoa ha effettuato solamente 2 tiri nello specchio nella partita di sabato, ed è il record negativo per i rigori del campionato in corso. Cristiano Ronaldo, il giocatore bianconero, che ha effettuato più tiri in ognuna delle 9 gare disputate dalla Juventus in questo campionato. I bianconeri sono imbattuti in casa in Serie A con Leonardo Bonucci capitano, una vittoria e 3 pareggi. Christian Kouame, il giocatore più giovane del campionato in corsa, deve aver servito almeno 2 assist. Il Genoa ha schierato il suo 11 di partenza più giovane, 25 anni e 92 giorni, in questo campionato. Con il gol su rigore, Mertens raggiunge Higuain alta fine al 7° posto della classifica all-time di marcatore del Napoli in Serie A, a 71 gol. Marco Rogga ha segnato dopo solo 40 secondi dal suo ingresso in campo, il gol più veloce da parte di un supplementare in questa Serie A. Tutti e 4 i gol di Fabian Ruiz nei 5 maggiori campionati europei sono stati segnati con tiri da fuori area. Il Napoli ha segnato 3 gol in questo incontro con solo 4 gol tiri dallo specchio. Il Napoli ha segnato 5 reti nel corso dei primi 15 minuti di gioco in questo campionato, più di ogni altra squadra. Quinto successo consecutivo dei partenopei sull'Udinese in Serie A. La migliore striscia del Napoli contro i Fiorani nella competizione. 5 successi nelle ultime 6 gare in campionato del Napoli. L'Udinese ha perso 9 delle ultime 12 gare interne di Serie A. In questo parziale non ha mai segnato più di una rete a incontro. Primo gol per Fabian Ruiz in azzurro, il quarto giocatore spagnolo a trovare il gol in Serie A con il Napoli, dopo Raúl Albiol, David López e José Callejón. Ronaldo Mandragora ha disputato la partita numero 50 in Serie A. La Spal non vinceva un match in trasferta di Serie A con almeno 2 gol di scarto e senza subirne alcuno dal settembre 65 contro Roma, anche in quel caso. Quella del settembre 65 era anche l'unica altra vittoria della Spal in casa della Roma in Serie A prima di sabato. La Roma ha
ha raccolto soltanto 14 punti fin qui, mai così pochi nelle prime giornate, 9 giornate dal 2012-2013, quando chiuse al sesto posto in quella stagione. La Spal ha 7 punti in più rispetto a 5 dopo le prime 9 giornate dello scorso campionato. La Roma è con Inter e Cagliari una delle tre squadre che hanno concesso almeno due rigori in questo campionato. La Roma ha subito i primi 10 gol in questa Serie A su azione, i due nella partita di sabato su palle inattiva. Soltanto l'Empoli con 7 ha colpito più palle della Roma, 6 nel campionato in corso. La Spal ha segnato con il suo primo tiro nello specchio del match, ha effettuato 5 dei suoi 6 tiri nella partita di sabato nello specchio. Primo gol su rigore per Andrea Petagna in Serie A, anche il primo gol di rigore calciato dal giocatore della Spal. Primo gol in Serie A per Kevin Bonifazzi, in quella che è stata la prima presenza con la maglia della Spal, nella 6 con il Torino di presenze. Bonifazzi ha segnato col suo secondo tiro totale nel massimo campionato. Petagna non si è in trasferta in Serie A dal gennaio 2017 contro il Torino. La Spal ha trasformato 6 degli ultimi 8 rigori in Serie A e ha sbagliato il primo ricevuto in questa stagione contro l'Inter e prima dello scorso campionato proprio contro la Roma. 5 vittorie di fila per l'Inter che non ci riusciva ad un singolo campionato dal gennaio 2017. L'Inter ha segnato 7 dei gol negli ultimi 15 minuti di gioco, più di un'altra squadra in questo campionato. Dopo 4 gare in cui non aveva trovato nemmeno un gol, Mauro Icardi ha segnato nelle ultime 3 di campionato. Icardi ha anche segnato 5 gol nelle ultime 4 partite di campionato contro il Milan. Nelle ultime 7 partite di campionato, l'Inter ha alternato una gara con la porta inviolata ad una con un solo gol subito. Il Milan non è riuscito a segnare dopo 11 partite consecutive di Serie A in cui era andato in gol. Il primo tiro dello specchio della porta del Milan è arrivato all'88esimo minuto. I rossoneri hanno giocato 4 palloni in area avversaria nel primo tempo. Il precedente record negativo in questo campionato per i rossoneri era di 8 contro il Sassuolo. Prima di domenica sera, l'ultima volta in cui il Milan non aveva effettuato nemmeno un tiro dello specchio nel primo tempo in Serie A era stata a febbraio contro la Roma. Ciro Immobile ha segnato in tutte le ultime 3 partite di campionato con la Lazio. Non arrivava a 3 gare di fila in gol dallo scorso 22 ottobre. Dopo aver trovato una sola volta la rete nelle prime 4 partite di questo campionato, Immobile ha realizzato 5 gol nelle 5 più recenti. La Lazio è, con Spal e Napoli, una delle uniche 3 squadre a non aver ancora pareggiato in questo campionato. La Lazio ne vinceva con almeno 2 gol di scarto in trasferta in Serie A da febbraio contro il Sassuolo. Primo rigore a favore della Lazio in questo campionato. Nelle ultime 4 partite di campionato i biancocelesti hanno segnato un solo gol nel primo tempo. Presenza numero 50 in Serie A per Luis Alberto, quella che ho segnato domenica a Parma. Nemmeno un tiro per il Parma nel secondo tempo, solo il Cagliari contro il Milan non ha effettuato nemmeno una conclusione nella seconda frazione della gara di questo campionato. Quinta sconfitta di fila per il Chievo in questo campionato. L'ultima volta che il gialloblu ha inanellato 5 KO consecutivi risale all'aprile 2017. L'Atalanta è ritornata alla vittoria in Serie A dopo 7 partite. In 5 di queste non aveva trovato il gol. Tutti i 14 gol dell'Atalanta in questo campionato sono stati realizzati su azione. Il Chievo non ha effettuato alcun tiro nel corso dei primi 45 minuti di gioco. L'ultima volta che i gialloblu non hanno segnato scagliata ancuna conclusione nel corso dei primi tempi in Serie A è stata nell'aprile scorso contro il Torino. È la seconda tripletta in carriera in Serie A per Josip Iličić. Entrambi sono stati realizzati in trasferta. Entrambe le triplette di Iličić nel massimo campionato sono state firmate al 20 gol nel giro di 24 minuti. La prima nel marzo 2018 contro il Verona. Iličić ha segnato 3 gol in questo campionato contro il tiri nello specchio. Tra i giocatori che hanno effettuato almeno 3 tiri nello specchio in questo torneo, l'unico di aver trasformato in gol in conclusione dello specchio della porta avversaria sono entrambi dell'Atalanta. Emiliano Rigoni e appunto Josip Iličić, 3 su 3. De Ron è tornato al gol in Serie A dopo 15 giornate di astinenza. L'ultima rete dell'olandese nel massimo campionato risale alla prima scorsa in casa della Spal. È la prima volta in 2 stagioni giocare in Serie A che Robin Gosens realizza un gol e fornisce un assist nella stessa partita. È la prima volta nella sua carriera nella massima serie che il Remo Freuler confeziona 2 assist per i compagni di squadra nella stessa partita. Secondo gol stagionale per Walter Birsa che non segnava da Rischetto da febbraio 2016 in casa contro il Sassuolo. Birsa ha raggiunto quota 150 presenze di titolare in Serie A. Rafael Tolò ha giocato la sua gara numero 100 nel massimo campionato. Vediamo le statistiche globali del campionato. Sono state realizzate finora 89 partite, con 234 gol in media 2,63 ad incontro. È stato anche fatto il terzo 0-0 in questa giornata. Le vittorie in casa sono state 42, il 47%, 31% le vittorie in trasferta e 21% i pareggi. Si allarga la forbice tra partite con meno di 3 gol, gli under, e quelle con più di 3 gol, gli over. Siamo a 54% per gli under contro il 46% per gli over. Mentre il risultato più frequente rimane il 2-0, con 11 volte in cui si è realizzato. Classifica marcatori. Vediamo che nei primi 10
a Ronaldo e Immobile manca il gol di testa. A Icardi manca il gol di sinistro e a Insigne e Higuaín entrambi i gol di testa e di sinistro. Nel dettaglio, Piontek ha 9 gol, Insigne e Immobile 6, De Frel e Ronaldo 5, Higuaín, Mandzukic, Pavoletti, De Paul e Icardi a 4. Per quanto riguarda gli assist, comandano Quagliarella e Ronaldo con 4, Calleón, Kwame e Criscilo seguono con 3, mentre il migliore di tutti, l'ho omesso, è Suso con 6 assist realizzati. Vediamo i migliori peggiori come media punti della redazione Italia di Fantacalzetta, esclusi bonus, ruolo per ruolo, per i giocatori che hanno totalizzato almeno 3 presenze finora. Tra i portieri, il migliore finora è Cragno con 6,5, poi Sorrentino del Chievo e Terracciano del Empoli, entrambi a 6,31. I peggiori, i due del Genoa che si sono alternati finora, Marchetti e Radu con 5,75, segue la Font della Fiorentina 5,71. Miglior difensore Di Marco, ora infortunato del Parma, 6,83. Segue Chiellini, la Juventus, anche lui domenica riposa con 6,5. Poi Skriniar e Vicari, 6,43. I peggiori Barba e Salamon, 5,14. Seguito da Jarosinski del Chievo, 4,83. Miglior centrocampista Ruiz del Napoli, 6,67. Poi Allan e Chiesa, 6,56. I peggiori Barak, Zemaili, Edemai, Obbe e Pulgar 5,38, poi Alfredson, peggiore assoluto a 5. Migliori attaccanti, Piontek 6,81, poi Gervinho 6,7, Suso 6,56. I peggiori, Lloris 5,2, Destro 5,17 e Perisa 5,07. Ricordiamo anche che in questa particolare classifica non si tiene conto dei trequartisti, quindi alcuni giocatori li troviamo da centrocampisti e alcuni dagli attaccanti. Detto questo, amici, vi do appuntamento a fra pochissimi secondi per snocciolare i risultati di tutti i principali fantacalci di cui ci occupiamo. Grazie, a fra pochissimo. Cominciamo con il Fantacalcio Magic più 3 della Gazzetta dello Sport, la classifica settimanale. E anche il televisore 49 pollici è stato vinto dalla squadra pantegana del Naviglio 64 di Lorenzo Doria a 103 punti. Secondo Luca De Lenzis 102, a pari merito ancora con Lorenzo Doria, che quindi si porta a casa anche il terzo premio per il videogioco FIFA 19, mentre Luca De Lenzis a secondo porta a casa la console, la formazione vincente. Pantegana del Naviglio, Andanovic in porta, poi Radu, Cacciadore a cui subentra Vicari, Di Lorenzo e Gosens, Romulo, Mertens, Perisic, Ilicic, Iago e Icardi in unica punta, quindi 4-1-4-1 con 7 gol e 2 assist e un più 3 di modificatore di difesa. Complimenti al vincitore Lorenzo Doria della nona giornata. Vediamo anche la classifica generale che mette in palio due macchine per il primo e il secondo. Si ferma fino al centesimo. Primi sono a pari punti il Marco Re David e Andrea Zampar, terzo Davide Vallelonga, i primi due 630,5, terzo Davide Vallelonga 629,5, a pari merito con Roberto 5, quindi abbiamo quattro squadre ad un punto. Quinti della generale Alessandro Gorgone e Andrea Bartolucci 626,5, quindi lotta serratissima fino al centesimo posto, che è l'ultimo per prendere i premi, che è la Dacia 127 di Donatello Biancofiore a 616,5. Vediamo la classifica Elite in cui si può iscrivere soltanto una squadra per utenza. Comanda la De Markovic di Vincenzo De Marco 593, qui gli stacchi sono maggiori perché il secondo è Marco Rabbia 587,5, poi Francesco Rapetti 585, Luigi Burone e Massimo Caliendo a 582. Il centesimo posto è occupato l'ultimo dei premiati dalla Lana del Reialto di Antonio Mancino a 561 punti. È anche partito il mini campionato autunno che mette in palio una console e preme fino al quinto classificato. Andrà avanti da oggi per altre 5 giornate. Vediamo i capolisti dei 10 gironi. Girone A, José de Mayo a 99,5 comanda. Girone B, appunto Lorenzo Doria a 99,5. Girone C, ancora Lorenzo Doria a 102. Girone D, Lorenzo Doria a 102, quindi è il dominatore della giornata.
Il primo del girone è Carlo Nebuloni a pari merito con José de Mayo a 99, girone F, ancora Lorenzo Doria a 97, girone G, Marco Spadari a 99, girone H, Giuseppe Costantino 97,5, girone I. Davide Conte 99 punti, girone J, Lorenzo Doria a 103, quindi complimenti a Lorenzo Doria, senz'altro il dominatore della classifica settimanale in mini campionati. Magic più 3 Gazzetta, questo, mentre per quanto riguarda il Fantacalcio Tutto Sport, vediamo che la classifica settimanale che dà una fornitura di eccellenza agroalimentare del valore di 200 euro è stato vinto dalla squadra Carmine a 91 punti, segue la FC Sulè 2 a 88,5 che vince una fornitura di eccellenza agroalimentare di 100 euro, 88,5, terzo è la squadra di Michele, pari merito con 88,5 ma penalizzato dalla data del salvataggio della formazione, pensare soltanto 2 secondi dopo FC Sulè che vince un abbonamento all'edicola web di Tutto Sport per 3 mesi. La squadra Carmine vincitrice ha schierato la seguente formazione: Handanovic, poi Biraghi, D'Albert, in cui subentra Bonucci, scusate, De Vrij, Chiesa, Deron, Ilicic, Betancur, Piontek, Immobile e Icardi. Quindi ci sono stati 6 gol per la squadra vincitrice, e soprattutto in merito dei 4 gol dei bergamaschi Deron e Ilicic che danno alla squadra Carmine il premio settimanale. Per quanto riguarda la classifica generale, ricordiamoci premio dal primo al decimo: il primo vince un buono Amazon da 750 euro e si invola la squadra Marigo 1 per questo premio a 518, stacca di ben 7 punti e mezzo la Persen Juve 1 a 510,5. Terzo è la Roc 1 a 509, poi Fantagrid 2 scende al quarto posto 505,5 al pari merito con la Ilvo 1 e la Poborski. Settimo la CDL United FDF a 502,5 al pari merito con la Masquenada 2. Nono, la Mattia 1 a 502, decimo la Mangusta 501,5 che non può comunque prendere il premio in quanto minorenne ed è a pari merito con colui a cui oggi ci darebbe il decimo posto, l'ultimo dei premiati, la Piatina Portot a 501,5. Si andrà avanti con la classifica andata fino alla 19ª giornata, stesse scadenze per il Fantacalcio Mister Calcio Cup del Corriere dello Sport, che premia i primi tre della settimanale con gli stessi premi del Fantacalcio di Tutto Sport. La classifica settimanale è stata vinta dalla squadra Super GGX con 102,5 che stacca di ben 5 punti l'Atletico Porco Zio al secondo posto 97,5 a pari merito con la Cristian che anche lui penalizzato dalla data del salvataggio che prende il terzo premio. Super GGX che ha schierato la seguente formazione, è stato anche l'unico a superare 100 punti in questa giornata. Skorupski che comunque ha preso 2 gol, poi Toloi, Gosens e Palomino in difesa, Deron, Pasalic, Freuler e Ilicic a centrocampo, Icardi, Cristiano Ronaldo e Mandzukic in attacco con Gasperini allenatore, quindi oltre all'otto e mezzo di Gasperini, anche qui ci sono stati 4 gol dei bergamaschi e 2 degli attaccanti che hanno portato Super GGX alla performance settimanale. Classifica generale, anche qui si continua fino alla 19ª di andata. E i premi sono per il primo classificato un weekend in una capitale europea per 2 persone, volo più soggiorno di una notte, poi forniture eccellenze alimentari varie dal secondo al quinto, dal sesto al decimo posto, un edicolo web del Corriere dello Sport per 3 mesi. La classifica è dominata dall'utente Antonino come era nelle scorse settimane. Andiamola a vedere un po' nel dettaglio la classifica di andata, che comunque al primo posto vede la squadra Persen Juve 1 a 556,5, segue la Roc 1 a 551,5, poi Antonino è terzo 549, quarto 547,5 e quinto a 547, sesto posto per Vincenzo 545, poi ancora Antonino 544,5 al settimo ottavo posto.
la FR al nono posto con 544, decimo posto ancora Antonino 543,5, ultimo dei premiati. E vediamo, amici, al fantacalcio della nostra radio, www.10pigioli.it, è tutto gratuito, con un'utenza potete schierare quanti giocatori volete. Siamo arrivati a 68 formazioni. Si premiano i primi, secondo, primo e tre settimanali, primo, secondo e terzo, con una quota su giocate relative alle partite del weekend successivo, che saranno premi sempre cospicui. La premio finale, come premio finale si premiano le prime 5 posizioni. Il primo, stagione estiva per 3 mesi presso il Vigo Sporting Center per una persona, valore di 300 euro. Secondo e terzo, classificato una borsa della fortuna con oggetti e buoni messi in palio da sponsor, valore di 200 cada una. Quarto e quinto classificato, quote su giocatori della Serie A per la stagione 2019-2020, valore 150 a vincitore. I due premi sono stati vinti, il primo e il terzo, da Eugenio Mirardi, con la Clavas 71 a 103,5, anche questo fantacalcio è stato l'unico a superare i 100 punti. Poi la Min Machine di Sal 28 e seconda 99,5, appunto la Egea Formazione di Balrog, cioè Eugenio Miraldi, e terza 98,5. Vediamo la formazione vincitrice di questo turno, la Glabas 71, Astracoscia in porta, poi Acerbi, Alex Sandro, Bonucci in difesa, Cristante, Luis Alberto, Milinkovic-Savic a centrocampo, Calleon, Cristiano Ronaldo, Icardi e Immobile come uomogiolli in attacco, quindi ci sono i gol di Immobile, Icardi, Cristiano Ronaldo, e quindi c'è anche il bonus di imbattibilità di Stracoscia, i vari bonus per difensori e centrocampisti che ne portano la Clabas 71 a vincere la classifica settimanale. E vediamo come si configura la classifica generale per i primi 10 posti. Comanda sempre 10 Pigioli 3 a 948 punti, con 50 punti sempre 10 Pigioli 2, sempre di Stefano Dini 898. Segue a una lunghezza la Francesco 7 di Francesco 897. Scende al quarto posto la Fantagino 1 di Emiliano Giunestrini 895,5, a pari merito con la Francesco 6. Quindi in questo punto sarebbero premiati per la generale due premi, i primi due premi di Stefano Dini, il terzo e il quinto per Francesco e il quarto per Emiliano Giunestrini. Segue al sesto posto la 10 Pigioli di Stefano Dini 889,5. Settimo posto con la Francesco 4 di Francesco 889. Ottavo posto ancora la 10 Pigioli 1 di Stefano Dini 882. Nono posto Elettro Magumba di Paolo Bois 881, decimo la Francesco 2 877 e via via tutte le classifiche che potete vedere sul sito www.10pigioli.it, dove vi invito ancora una volta a iscrivervi perché è tutto gratuito e la prossima scadenza per l'invio delle formazioni è come sempre un'ora e mezza prima del primo anticipo, che sarà quindi sabato prossimo alle 15, quindi la scadenza dell'invio delle formazioni è fissata per il 27 ottobre 2018 alle 13:30, come scritto esplicitamente sul sito e come d'abitudine, perché chiudiamo sempre un'ora e mezza prima del primo anticipo. Detto questo, amici, io vi ringrazio per aver ascoltato anche questa settimana le Fantanalisi, sia che l'abbiano fatto in diretta che l'abbiamo fatto in differita, dove saremo sempre sul gruppo Staff Radio TV di Facebook. Noi torniamo con le fantanalisi puntuali sempre martedì prossimo 30 ottobre 2018, per rendicontarvi di tutto questo, quello che è accaduto nel decimo turno della Serie A. Quindi si comincia ad andare in doppia cifra e parecchie classifiche cominceranno a sgranarsi, quindi seguiteci sempre perché la posta in gioco sarà sempre più alta, la tensione comincia a maturare per tutti voi fantacalcisti. Vi ringrazio ancora una volta, amici. Vi lascio alla sigla finale che è come di consueto 90° minuto anni 80. Grazie a tutti da Emiliano Gessini, arrivederci a martedì prossimo alle ore 19. Ciao.